Ciao ragazze! Allora, sono tornata con un altro video, sempre più sbatto in questi video, mi sto guardando ora. Sono andata a una parvenza, un rossetto, ma lasciamo perdere. Come promesso, dato che dovevo appunto fare la spesa settimanale, ma neanche perché alcune cose comunque mancano, ho deciso di farvi vuota la spesa Eurospin, perché appunto ho visto sul volantino che questa settimana ci sono un po' di cose in offerta e un po' di cose gran risparmio, insomma le mega confezioni risparmio. E allora sono andata a fare un po' di spesuccia e vi mostro quello che ho preso. Dunque, ho preso un po' di roba e effettivamente ho speso 32,80 euro, quindi di cui insomma anche un po' di frutta e verdura, quindi il prezzo penso sia più che ragionevole. Dunque, partiamo subito così me li tolgo. Ho preso una mega confezione di carta igienica, 12 rotoli, non so se, sempre appunto è in questo caso appunto è gran risparmio, le maxi confezioni convenienza, e questa l'ho pagata, questa l'ho pagata, aspettate che controllo, ceci, patate, sciopero, insomma, non l'ho pagata? Ah, bauletto 12 rotoli, 4,49 euro, quindi insomma per 12 rotoli è più che giusto. Recupero la busta che mi è caduta. Allora, poi ho preso una confezione di rucola da lavare, comunque vabbè, 125 grammi, pagata in questo scontrino non ci si capisce niente, pagata insalata rucola 99 centesimi, poi sempre per 39 centesimi un cetriolone imbustato singolarmente e poi a 99 centesimi le mandorle, quelle pelate a scaglie che metto dentro lo yogurt greco quando insomma appunto mangio lo yogurt greco. Poi sempre per 99 centesimi cuori di iceberg, questa è molto buona, molto buona. Per 79 centesimi pasta sfoglia rettangolare, ne ho presa così, non sono io tanto da queste cose, però boh, mi è venuta un'ispirazione, allora ho detto ma sì, proviamo e prendiamola. Poi a 2,89 euro questa treccina alle olive, che è tipo un grissino, sì, con le olive per stuzzicare quando ho queste botte di fame improvvisa. Poi per 1,79 euro banane bio, che poi bio boh, relativo, le prendo perché sono confezionate da 4 e quindi faccio il conto per dire una mattina, ecco, e quindi insomma arrivo bene al fine settimana e prendo queste qui. Poi per 45 centesimi, no, questi mi sa che sono quelli più piccini, o non li ho presi, aspettate, tacchino del mezzo, no, 45 45 centesimi, würstel di pollo e tacchino. Poi cioccolato fondente 75%, sempre da mettere nel yogurt greco, 95 centesimi. Broccolettini mezzo chilo, pagati 1,29 euro. Quattro patatine per fare, non so, boh, per averle in casa, probabilmente farò un'insalata, non so, ora vedo un po'. Patate,
Patate novelle 1,15 euro, sono 770 grammi all'incirca. Poi buste per la spazzatura, 99 centesimi. Cubetti di prosciutto cotto 1,59 euro. Questi devo dire ora hanno migliorato perché prima non mi facevano impazzire, ma questi sono molto meglio di quelli marchiati Coop. Io boh, a volte dicono: ah, la sottomarca sono scarti del marchio superiore. Boh, questi mi piacciono molto molto di più. Comunque, poi pagnottina ai 7 cereali e farro già in fette. Pagata 2,59 euro. Questa è comoda, cioè non è proprio il pane. Allora, è buono, ha tutti i semini dentro, quindi boh, sembrerebbe che facesse anche bene. All'olio d'oliva non ha, anche un po' di, ah no, semi di girasole, non olio di girasole. L'unica è trattata con alcol in superficie, però ecco, per i panini o comunque da portare al lavoro è più comoda che insomma ad un panino, quindi noi ci troviamo abbastanza bene. Poi vediamo un po'. Besciamella 0,65, questi erano in sconto, ora qui il prezzo non c'è scritto, cioè se era in offerta o meno non c'è scritto qui sullo scontrino. Comunque pagata 65 centesimi, mezzo litro di besciamella, e quindi insomma vabbè, l'ho presa. Poi sempre in sconto 35 centesimi mi sembra, no, 29 centesimi, due barattole di ceci in scatola. Poi una confezione di tonno al naturale pagata 1,69. Poi sempre per il discorso di prima della pasta sfoglia, che mi è presa questa botta di creatività che boh, non so neanche da dove è uscita. Ho preso per riempire, lo voglio fare tipo strudel salato. Sì, l'ho presa rettangolare apposta. Ho preso le fettine di provola dolce, pagate 1,49 euro, e le fettine di ventricina piccante, questo salame piccante con i semini anche di finocchio, mi sembra molto buono. Pagato 0,79, questi mi sembrano tutti e due a sconto. No, solo questo era a sconto, la provola no, però comunque insomma un prezzo più che accettabile. Poi confezione di bresaola 2,39 euro, sempre per i pranzi. E poi infine ho preso sempre una confezione Gran Risparmio di yogurt greco, molto buono questo, lo preferisco anche al Faie perché è un po' più cremoso, invece il Fire rimane un po' più denso, però è molto buono questo. Pagato 1,58 per tre comunque confezioni, buono. Ed infine, mega confezione di yogurt magro, 8 yogurt per 1,29 euro. E c'è pesca, ananas, frutti di bosco e fragola. Quindi, insomma, per le merendine questo penso sia l'ideale. E niente, basta, questa è tutta la mia spesa per ora. Sì, come vedete, le spese di carne, verdure, queste cose qui, magari le faccio un po' più spezzettate, ecco, un po' più frequentemente durante la settimana, prendiamo quello che abbiamo necessità quel giorno lì, però ecco, un po' di verdura comunque di scorta in frigo la tengo sempre, poi ce l'ho sempre ancora della settimana precedente, sì, di fine settimana. Quindi niente, vi ho fatto vedere anche lo svuoto da spesa di Eurospin. Fatemi sapere boh, se questi video comunque vi interessano. E niente, ci vediamo al prossimo video. Io vi mando un grosso bacio.